Anche a Ravenna, l'associazione Avvocato di Strada ha sposato l'idea, lanciata a livello nazionale, delle mascherine e dei gel sanificanti sospesi, un'iniziativa rivolta a chi vive in condizioni di marginalità sociale. Si tratta di un'iniziativa lanciata su tutto il territorio nazionale, che è finalizzata ad aiutare le persone senza fissa dimora. Sono le persone che sono supportate dall'associazione, perché lo scopo di Avvocato di Strada è quello di fornire un'assistenza legale gratuita alle persone in condizioni di marginalità sociale che non hanno una casa, quindi ai senza fissa dimora, che anche nel territorio dell'Emilia Romagna sono parecchi, purtroppo. Lo si potrà fare fino al 31 gennaio? Come lo si potrà fare? Sì, si potrà fare fino al 31 gennaio attraverso questa mascherina sospesa, che prende spunto dal famoso caffè sospeso napoletano. Quindi chiunque potrà andare nelle farmacie, nei punti vendita, nelle tabaccherie che sono convenzionate, diciamo, con l'associazione, che hanno aderito all'iniziativa, e potranno comprare delle mascherine da lasciare sospese. Al termine del periodo, volontari e volontarie dello sportello di Ravenna, ma anche di tutti gli altri sportelli del territorio emiliano-romagnolo, andranno a recuperare il materiale per destinarlo appunto ai dormitori e alle persone senza fissa dimora. Noi a livello locale pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook la nostra locandina, che è questa qui, e pubblichiamo poi l'elenco aggiornato dei negozi che a Ravenna e delle farmacie, parafarmacie e tabaccherie che hanno aderito. Devo dire che fino ad ora, grazie all'appoggio del Comune che ci ha aiutato nell'attuazione dell'iniziativa, all'ordine dei farmacisti e a Ravenna Farmacie, che ha una rete, sono le farmacie comunali, e qui a Ravenna sono 16 farmacie, abbiamo una rete davvero molto capillare.